nei primi anni del Novecento la mia famiglia ha acquistato queste cantine storiche e anche il marchio Antiche Cantine dei Marchesi di Barolo. Qui abbiamo alcune bottiglie che appartenevano alla mia famiglia, che sono queste due bottiglie del Barolo Cannubio, perché la mia famiglia già all'inizio del secolo scorso possedeva le vigne sulla collina principale, diciamo più famosa di Barolo, la collina dei Cannubi. C'è un po' di polvere, naturalmente. C'è veramente la possibilità nelle cantine Marchesi di Barolo di spaziare per tutte le annate e sovente realizziamo delle degustazioni cosiddette verticali in cui ci spingiamo nel tempo. I miei hanno ricevuto nell'intervallo tra le due guerre mondiali queste lettere, per esempio questa, dove dice: anche a bordo sto godendo quel buon vino bevuto a casa loro. Tanti saluti, e quindi conferma che la marina italiana era così ben attrezzata e soprattutto possedeva anche navi così lussuose come il Rex, che erano dotate nelle stive anche dei vini del Marchese di Barolo. Per avere questo i nostri vecchi hanno dovuto faticare tanto, dando la possibilità prima ai miei genitori e poi alla mia generazione di fare un lavoro interessante, soprattutto piacevole, un lavoro che sempre di più esalta l'accoglienza delle persone che amano venire in questi posti e dà loro la possibilità di godere dei vini, del cibo e del territorio.